Perciò noi dobbiamo attrezzare le imprese, dare a loro quella cassetta degli attrezzi che permette alle imprese di superare in questi momenti, diciamo questo periodo storico sicuramente complesso e complicato, ma sapendo che ci sono già dei valori forti, sapendo che c'è già una competenza da parte delle imprese, si tratta molte volte, ciò che ho detto prima, cultura. Quindi insomma porta anche un certo ottimismo, vede le cose sotto una luce di positività per il futuro dell'impresa trevigiana, dico. Noi imprenditori siamo ottimisti di natura, poi siamo anche realisti nel sapere che non stiamo sicuramente attraversando un periodo economico facile, perciò non posso non guardare con ottimismo, non avrei neanche accettato questo incarico.